Salve ragazzi, oggi eh, vi voglio parlare di un libro per ragazzi che sono già in grado di leggere da soli, per cui spero che le parole che vi dirò vi spingano a leggere questo libro scritto da me, io sono Patrizia Ceccarelli e questo libro che si intitola Gilgamesh, l'uomo che voleva sconfiggere la morte. È uscito nella collana Il Mulino a Vento delle Edizioni Raffaello. È un libro a cui io tengo particolarmente perché affronta eh, i temi propri del nostro essere uomini e parte anche da una convinzione mia che è eh, basata sul fatto che eh, ritengo sbagliato non parlare con i bambini. E con i ragazzi di temi come la morte e la malattia perché eh, credo che i bambini fino da molto piccoli si pongano problemi riguardo a questo argomento. Perciò, eh, in questo libro, secondo me, eh, viene offerta la possibilità di parlare di questi argomenti in maniera molto eh, affascinante per, per i bambini perché si parla di un mito, il mito da, da sempre è il modo in cui eh, si spiegano ai bambini, ma anche agli adulti, fenomeni eh, importanti e per certi versi eh, incomprensibili, come appunto la morte. E, dunque, mh, Gilgamesh è forse il mito più antico della storia dell'umanità. Eh, risale a 5000 anni fa, è stato scritto sulle tavolette d'argilla, ritrovate nella eh, biblioteca del re Asurbanipala a Ninive in Mesopotamia. E, mh, questo ci fa anche capire che in fondo l'uomo si è sempre posto le stesse domande eh, sull'origine della vita, sul perché della morte. Ma eh, in questo caso eh, Gilgamesh ce ne parla in maniera eh, affascinante, attraverso un viaggio pieno d'avventure, e ci presenta sì la metafora del viaggio, che eh, è riportata in tantissimi eh, capolavori della letteratura, da Dante che fa il viaggio nell'aldilà a eh, Ulisse, eh, eccetera. Ma eh, questo è una, un mito. Che eh, può particolarmente interessare ai ragazzi perché, perché eh, parla anche e soprattutto di amicizia. Eh, Gilgamesh è un re che probabilmente è esistito davvero, e regnava sulla città di Uruk in Mesopotamia, era un re tirannico e crudele, per cui i sudditi chiedono aiuto agli dèi per farlo cambiare. E gli dèi lo fanno cambiare mandandogli un amico, Enkidu, eh, un uomo selvaggio vissuto in mezzo alle gazelle, eh, che però si confronta con Gilgamesh e dimostra di avere la stessa forza di questo re. E questo fatto gli, gli fa eh, conquistare completamente l'amicizia di, di Gilgamesh. E I due diventano inseparabili. Insieme affrontano imprese audaci. Vincono eh, un baba che è il mostro che si trova nella valle dei cedri e che nessuno ha mai sconfitto. Loro ci riescono e fino a che succede una cosa. Eh, che dà inizio poi alla, diciamo così, alla tragedia ma anche al viaggio di Gilgamesh la dea Istar si innamora di eh, Enkidu e vorrebbe sposarlo al rifiuto di eh, Enkidu la dea si arrabbia e siccome è capricciosa come sono spesso rappresentati tutti gli dei eh, più umani degli umani e lancia una maledizione contro Enkidu e gli dice che morirà eh, per una malattia. Questa maledizione si avvera e da qui eh, Gilgamesh, pazzo di dolore, va alla ricerca dell'immortalità e attraversa un viaggio pieno di difficoltà che è un po' la metafora di un viaggio iniziatico. E quindi affronta tutti i tipi di pericoli, eh, mostrando da avere un coraggio da leone, e trova eh, l'unico essere che ha ricevuto il dono dell'immortalità, dell e questo vive in un luogo lontanissimo e si chiama Utnapishtim, una sorta di eh, precursore di, di Noè. Ma naturalmente Utnapishtim cosa dirà uh, all'uomo Gilgamesh che può diventare immortale? Cosa gli dirà? No. no. A lui essere mortale seppur re non è dato di vivere per sempre. Però Utnapishtim gli uh, uh, indicherà... Come premio per essere stato così coraggioso nell'affrontare questo viaggio, una pianta che non può donargli l'immortalità, ma può donargli l'eterna giovinezza, che non è male. E questa pianta si trova in fondo agli abissi più tenebrosi, e di nuovo Gilgamesh pieno di coraggio, va e la trova. Poi succederanno delle cose che non, non vi voglio anticipare. E alla fine, chissà, Gilgamesh riuscirà a conquistare eh, l'eterna giovinezza? Ci riuscirà? Non si sa. Eh? E quindi l'immortalità non l'ha avuta in dono. Eh, per l'eterna giovinezza, eh, vedrete come, come finisce leggendo, leggendo il libro. Eh, L'invito è anche ad appassionarvi a, alla lettura dei miti che contengono spesse volte la, la chiave di lettura di tutte le nostre eh, maggiori eh, emozioni, curiosità e dubbi. Quindi mm, vi auguro una buona lettura e a sentirci presto. Grazie.